Ieri ho pubblicato un video sulle 6 abilità chiave per sognare in grande nei tornei. Ti faccio un brevissimo riassunto. Quando giochiamo dei tornei noi stiamo inseguendo un sogno importante dove vogliamo raggiungere il trofeo, il primo premio, partendo da un'iscrizione piccola e superando centinaia o migliaia di avversari, andando a quindi compiere un'impresa che ha moltissimi, se non quasi tutti, i numeri contro. Però, come ho spiegato nel video che trovi sul mio canale, questa impresa è possibile a determinate condizioni se diventiamo competitivi in questo contesto che sono i tornei di poker. Per diventare competitivi ti servono 6 abilità da sviluppare e sulle quali concentrarti. Cosa farò in questo video? Intanto ti riassumo queste 6 abilità, e poi ne prendiamo una e la eleggiamo a argomento del video. Le sue abilità sono le seguenti: intanto capire che il torneo è dominato dai soldi. Il torneo è dominato dai soldi perché la tattica, la strategia e tutta una serie di soluzioni poi tecniche sono legate a come si spostano i soldi nei tornei. Cioè, non vinci soldi ogni mano come ad esempio succede nel cash game, ma vinci soldi solo arrivando nel miglior 15% e poi via via vinci più soldi mano a mano che scali la classifica. Questo determina la tattica e la strategia. Seconda abilità chiave, padroneggiare il gioco short stack, perché in parte governa la fase dei soldi e in parte ti richiede, sei chiamato a giocare con pochi chips in tutta una serie di momenti delicati dei tornei dove il torneo sembra chiuso, ma in realtà è molto più aperto di quanto la nostra percezione per vari motivi ci porta a pensare, e quindi gestire quelle fasi short stack adeguatamente ti permette di andare bene avanti e riaprire tutta una serie di tornei. Terza e quarta abilità chiave per sognare nei tornei, per realizzare i sogni nei tornei e diventare competitivi. Sono due facce della stessa medaglia: gioco pre-flop e gioco post-flop con stack medi. Perché con gli stack medi? Perché con uno stack da 25-50 bui noi gestiamo il 70-80% del gioco che siamo chiamati ad affrontare nelle mani dei tornei, sia perché lo stack effettivo, anche quando siamo con tante chips, è di 25-50 bui nella maggior parte delle mani, sia perché le mani che sono importanti, che non possiamo semplicemente passare per aspettare di meglio, sia perché se perdiamo o vinciamo delle chips sono fondamentali per andare avanti, si giocano con quello stack o con lo stack corto di cui abbiamo parlato prima. Però la maggior parte delle scelte che costruiscono la nostra abilità sono in quella fascia. E infine abbiamo le ultime due, che sono l'approccio mentale e quindi l'approccio al torneo che ti permette di andare avanti senza cadere preda del tilt e quindi senza fare cavolate, è la tua capacità, perché basta una singola mano per uscire da un torneo. Quindi se tu giochi, quando parlo di approccio non parlo solo di approccio mentale, quindi di mindset, ma anche della capacità di giocare con lucidità, di essere riposato, di non farti fregare da una scelta, perché basta una singola mano nel momento finale dove si spostano i soldi e tutto il resto per rendere vane, per sprecare tutto quanto hai fatto prima. E infine il sesto, la sesta abilità chiave, il sesto pilastro è la capacità di riconoscere al tavolo chi hai davanti e quali sono gli avversari da affrontare per essere più incisivo, per raccogliere delle chips, quindi su quali avversari puoi concentrarti per sfruttare i loro errori e quali sono invece gli avversari che ti danno meno margine matematico per batterli, ma ti danno hai comunque le armi giuste per affrontarli bene e per gestirli senza dar loro tu dei vantaggi, senza essere tu lo scarso, il bancomat da cui loro prendono chips. Queste sono le 6 abilità che devi sviluppare nei tornei. In questo video ci prendiamo 5-10 minuti per parlarne di una nello specifico. Quale? Ambarapaci Cicocò. Parliamo di mi sento di parlare del gioco short stack. Perché? Perché il gioco short stack è
un argomento a cui sono particolarmente legato, su cui ho dibattuto tantissimo, ed è un gioco delicato. Per parlare del gioco Short Stack devo chiamare un concetto base che è quella della piramide del valore delle chips. La piramide del valore delle chips, se tu immagini uno stack che ha... faccio l'esempio che ho utilizzato nei corsi, però... cambiamo, facciamo un esempio, una piramide di 45 bui e la dividiamo in tre porzioni: 0 a 15, 15, 30, 30, 45. Questi 45 bui a livello di giocabilità ti permettono la stessa identica cosa. Tu puoi giocare, sono sempre 15 bui, cioè tu prendi una porzione di 15 bui, puoi fare le stesse cose al tavolo in una mano. Però cosa succede? Che i 15 bui vanno da 30 a 45, se li perdi rimani nel torneo. I 15 bui che vanno da 0 a 15, se li perdi, hai smesso di essere nel torneo. Ecco spiegato con un esempio velocissimo perché il valore specifico delle chips che appartengono al tuo stack, anche se è la stessa quantità di bui, cambia. Questo è un concetto fondamentale legato al gioco short stack. Secondo concetto importante legato al gioco short stack, proprio perché queste chips hanno più valore, perderle vale molto di più che guadagnarle, cioè aggiungere un pezzetto di stack quando ne hai tanto vale molto meno che perdere lo stesso pezzetto di stack, soprattutto se lo perdi quando hai poco stack. Quindi passare da 20 a 21 bui vale di meno che passare da 20 a 19. Questo perché lo devi capire? Perché a livello matematico quanto devi essere incisivo con le scelte che fai è diverso, perché se fai una scelta che mette a rischio una parte del tuo stack ad alto valore, hai bisogno di una forza, di una mano che ha, in gergo tecnico si dice, un valore atteso positivo migliore. Altrimenti stai facendo un valore atteso negativo in soldi. Così torniamo al discorso del primo punto, capire la matematica dei soldi. Sono tutti concetti sempre molto legati, però rimaniamo fermi sul gioco short stack. Quali sono altre caratteristiche del gioco short stack? Che domina la fase dei soldi, perché nelle fasi finali cosa succede? Che la struttura del torneo comprime le possibilità di gioco dei vari contendenti e porta spesso a giocare situazioni short stack, o perché tu hai pochi chips, o perché l'avversario contro il quale vuoi giocare ha pochi chips, siccome si gioca per lo stack effettivo, quindi se tu hai 30 bui, il tuo avversario ne ha 10, giocherete per 10, non per 30, stai giocando una dinamica short stack. Secondo fattore, il gioco short stack è quello che a cui ti appigli quando qualcosa va male nel torneo e rimani con poche chips. È successo a Giuliano Bendinelli all'EPT di Barcellona quando era tutto sommato tranquillo, con uno stack in average a tavolo finale, poi becca quel colpo Asso K contro Asso Dama, lui Asso Dama perde, rimane con un buio. Con un buio raddoppia, con dei modi che tutti ricordiamo, rocamboleschi, tutto quello che vuoi, però raddoppia e arriva ad avere uno stack corto da gestire. Con quello stack corto lui aveva tutte le chance di riaprire il torneo, però da come lui decideva di utilizzarlo dipendeva l'esito di tutto il torneo. Infatti ci sono state alcune scelte molto particolari che probabilmente un altro giocatore avrebbe gestito in modo diverso, e un altro giocatore invece di tornare a casa con la picca sarebbe tornato a casa magari con 100-200 mila euro in più, ma non con 1,5 milioni di euro e non con la picca di campione dell'EPT di Barcellona. Quindi capire a un livello profondo il gioco short stack ti permette di salvare situazioni che apparentemente sembrano insalvabili. Perché? Perché banalmente noi siamo quando noi siamo corti, abbiamo una grande pressione di oh, questo torneo è finito, avevo 50 bui, ora sono lì lì per perdere. Però intanto vale quello che ti ho detto prima. Tu hai perso le chips a meno valore, adesso stai utilizzando quella a più valore, quindi in realtà la dote maggiore di chips ancora ce l'hai bella stretta. E poi queste chips, questi 8 bui che ti sono rimasti, 8 bui, sei a una mano da raddoppiarli, quelle metti mediamente al 60-65% e diventano non 16, diventano 16, il doppio più i bui, quindi diventano 18-19.
Quando sei 18-19, a parte le mani in cui puoi gestire e fare qualcosa per rubacchiare qua e là e salire a 20-22, ma se raddoppi da 18-19 sali a 37-40 bue, riapri completamente il torneo. Cioè sei a un 30-40% di possibilità da riaprire il torneo a queste condizioni. Capire questi numeri è importante perché quando giochi bene a livello di gioco con poche chips e sei a un 30-40%, talvolta anche 50% da riaprire un torneo che sembra morto, cambia completamente. Cioè, se hai un coin flip da riaprire il torneo, a volte addirittura trovi tavoli dove la gente folda tantissimo e quindi tu da 8 vai a 12, da 12 poi ti devi giocare il colpo forse, oppure addirittura riesci ad arrivare a 20, ti giochi il colpo, arrivi a 25-26 e poi in un tavolo così semplice continui a fare il tuo gioco e rubacchiare qua e là dello stack e quindi aver chiaro in testa che con poche chips non sei morto cambia tantissimo. Capire come sfruttare bene questo stack cambia le tue possibilità del torneo. Perché non lo eviti il gioco short stack. Presto o tardi arriva, anche se giochi sempre bene, non arrivi quasi mai ad avere essere chip leader tutto il tempo. Spesso invece ti capita che sei chip leader per un pezzo, poi non vedi carte, scendi, oppure sei in un stack medio e poi scendi. Quando scendi, per una questione organica, nel senso che non vedi carte, perdi qualche piatto, i bui salgono e tu sei corto. Oppure quando scendi per un colpo di tilt, non di tilt, di scoppio, quindi hai asso, lo metti tutto e lui ha il suo jack-jack, back il jack e ciao, sei rimasto con 10 bui. Avere il controllo del gioco più delicato, quello a più alto valore che ti tiene legato al torneo, cambia la tua possibilità di incidere in quel torneo. E potrei parlare per ore sul gioco short stack, però è importante farlo bene, è importante non perdere stack, non metterti in quelle situazioni dove è molto facile iniziare con dei numeri grandiosi perché devi mettere un buio per andare al flop, vuoi gustarti sto flop e vedere cosa succede, e poi finisci con perdere stack su stack su stack. Basta anche perdere una continuation bet, basta anche perdere una bet pre-flop e passare da 12 a 10. Per quello che ti ho detto prima, stai perdendo tantissime chips di valore. Quindi bisogna organizzare bene il gioco short stack, bisogna svilupparlo, bisogna avere un gioco prima di tutto solido, dopodiché quando padroneggi un gioco solido lo porti a un livello avanzato. Questa è una delle sei abilità chiave che ti permette di andare avanti in qualsiasi tipo di torneo. Ricorda che quando siete corti, corto sei tu e corto il tuo avversario, quindi anche se lui ha un'abilità superiore, ha sicuramente dei vantaggi rispetto a te, ma sono limitati rispetto a una mano cash game con 100-150 bui, quindi è uno dei motivi per cui nei tornei poi è possibile competere anche contro gente molto più forte in alcune situazioni e comunque uscirne indenni. Gioco short stack, una delle sei abilità chiave per competere nei tornei e per provare a realizzare sogni importanti negli MTT e nel poker. Se vuoi approfondire questi temi, se vuoi studiare i nostri corsi, i miei, quelli di Giuliano Bendinelli, il campione dell'EPT di Barcellona 2022, qui sotto trovi tutte le informazioni. Quindi dai un'occhiata e scrivimi a coachingmtt@gmail.com o su WhatsApp al numero che trovi nelle pagine. Insomma, trovi i riferimenti, scrivimi, raccontami un pochettino la tua storia, chi sei, cosa stai facendo nel poker, dove vuoi arrivare, perché, quali sono i momenti del torneo in cui non riesci a risolvere alcune difficoltà che capitano e quindi in che direzione senti di dover migliorare adesso. Raccontami questo e troviamo il percorso più adatto a te per dare un boost al tuo poker e renderlo sempre più competitivo per vincere i tornei. Ciao da Mario di coachingmtt.com, ti saluto e ti aspetto dall'altro lato nei nostri corsi. Ciao!